Ciao a tutti, buongiorno. Questo sarà un video dedicato allo shopping, quindi a tutti gli acquisti e ordini dell'ultimo periodo. Allora, partiamo dagli ordini, quindi The Cosmetic House. Ho preso della Wet n Wild questo blush che non ha numero. Direi di no. Che è questo, appunto, lo apriamo. Ha un piccolo specchietto e poi il blush è questo. Eccolo qua, il colore. Bello. Poi, sempre della Wet n Wild, hanno fatto, vedete, c'è scritto new su ogni confezione, ci sono tutte le nuove confezioni. Questo è un mineral foundation, fondotinta minerale, in questa bellissima confezione molto bella, molto elegante, molto carina. Questo non c'è scritto, neutral, quindi forse c'era solo questo. Allora, l'apriamo. Ok, sì, io l'ho già aperta, infatti si vede. Allora, c'è una piccola spugnetta. Ok, allora, questo è il colore. E questo, vediamo se riesco a prelevarne un pochino da mostrarvi. Ed è così, quindi un colore neutro, un colore comunque chiaro. Sto facendo un macello, come al mio solito, ma d'altra parte ci siamo abituati ed è appunto questo. È comunque un fondotinta minerale. Della Wet n Wild ne avevo già due o tre, insomma, niente di speciali, ecco, cioè, niente di speciale come qualità, come prodotti, però proverò questo, essendo nuovo, magari è stato anche leggermente migliorato. Poi, sempre della Wet n Wild, ho preso altre due cose, direi. Allora, questo che è un bronzing powder. Vado veloce perché sono talmente tante le cose che vi devo far vedere che ho paura, visto che ho soltanto 29 minuti, vado veloce. Eccolo qua. Sfocciamo velocemente. Eccolo qua. Poi ho preso un rossetto, un lipstick, che è 100% naturale, lip color, non so se questo è il numero, non so dirvi, ed è questo, secondo me è molto bello per questa stagione, ed è questo. Poi, sempre andiamo avanti con l'ordine, tanto mi prendo le mie salviettine che ovviamente non avevo già preparato, ma anche a questo siamo abituati, la mia disorganizzazione più totale. Poi, allora, così intanto mi pulisco, andiamo avanti con l'ordine, ho preso della Astor questo lip gloss molto molto carino. C'è scritto che è lunga tenuta 6 ore. È il numero 09 Pink Ruby. Vabbè. Ve lo swatcho. Tra l'altro stavo notando che ho fatto un macello veramente incredibile. Vabbè. Cioè questo fondotinta minerale di Wet n Wild è veramente è arrivato ovunque sulla mia scrivania. Comunque, vabbè. Allora, questo è il lip gloss e questo è lo swatch, quindi un rosa molto carino. Se mi ricordo, vi lascio ovviamente, vabbè, i link, quelli di solito li lascio. Aiuto. Un video disastroso, ma non lo rifaccio perché non ho tempo, devo correre in ufficio. Poi ho preso, quindi vi lascio il link se riesco anche i prezzi. Ho preso il Colossal, però sono rimasta, cioè non l'ho ancora usato, quindi però mi sono sbagliata, l'ho preso marrone e in realtà lo volevo nero.
comunque vabbè, lo conoscerete tutti, e è un marrone medio come colore. Vabbè, andiamo avanti. Di Astor ho preso da provare, costava veramente poco, il Natural Finish, che ha un fondotinta nude skin, dice. Lo proverò. Poi ho preso, questo è sempre di Astor, ho preso questa piccola palettina, e Shadow Palette Color Vision, che è questa. Ora ve l'apro, se ci riesco. Tanto l'ho già usata. E questi sono i quattro colori. Poi terminiamo l'ordine dei Cosmetic House. Ho preso di Revlon, come sapete il mio amore per Revlon è infinito. Questo Mineral Foundation della Color Stay è in polvere, l'ho usato stamattina. C'è il pennellino che si applica appunto volendo, e questo è il colore, è il numero 020 Light. Bene, finito quest'ordine, passiamo a un ordine che ho fatto di recente, mi è già arrivato, che è un sito inglese che mi è stato suggerito da qualcuno su Facebook, ora non mi ricordo più, Trucchi Svelati, qualche amica di Trucchi Svelati, che è Chips Mills. E ho preso delle cose Stila che sono stupende, hanno tantissimi prodotti Stila, ma non solo. Questo è un Shine Lip Color SPF 20 ed è il numero 05, se si vede, sì. Bellissimi prodotti Stila, ne hanno davvero tanti. Poi comunque hanno Biotherm, Lancôme, Dior, Chanel, Estée Lauder, tantissimi, proprio tanti tanti, quindi anche di questo vi lascio il link. Allora, eccolo qua. Stupenda la confezione, stupendo il colore. Questo è il periodo dei rossetti. Dopo aver superato il periodo dei fondotinta e dei mascara, questo è il periodo dei rossetti. Allora, è un colore molto bello. Eccolo qua. Vedete, molto shine. Quindi è molto modulabile. Bellissimo. Poi di Stila ho preso anche altri due prodotti, che sono questo Sheer Color SPF 15, vediamo, questo era il colore più chiaro, sì, era il colore più chiaro. La confezione particolare è fatta così. E l'ho già provato, mi piace molto, solo avendolo swatchato, figuriamoci poi a provarlo, ma spero di sì, insomma, che mi continui a piacere. Come vedete è chiaro chiaro chiaro, quindi per le carnagioni più chiare. Poi ne ho preso un altro che è un'altra cosa, nel senso che è SPF 30 innanzitutto, quindi più elevato. Ho il Free Sheer Color ed è idratante. Questo l'ho preso nella colorazione Light 03, molto carine anche le confezioni. Ed è così, un po' leggermente più scura la confezione rispetto a quella precedente, appunto Light 03. E ve la faccio vedere. Ok. Mentre quell'altro è leggermente più liquido, questo è un po' più denso come prodotto. Eccolo. È anche leggermente più scuro rispetto all'altro. Bene, poi ho preso anche
di Wet n Wild, ho preso questo eyeliner, liquid eyeliner di Wet n Wild, che è questo. Giusto per farvi vedere il colore, che sto andando veramente velocissima. Poi stavo guardando cosa ho preso su quel sito. Poi ho preso sempre di Wet, infatti dicevo, c'è qualcosa, siccome c'è un po' di confusione come sempre, ho preso questo due shadow di sempre di Wet n Wild. Esatto. E poi cosa ho preso di Wet n Wild? Direi basta, se trovo comunque quello che manca ve lo dico. No, direi basta. Poi, Coin, io sono andata ieri mattina, c'era la nuova linea di Catrice, questa, la Papagena, che è edizione limitata, eccola qua. Questa è una bellissima palettina che ho preso per me, con dei colori molto belli, è stata una bella palettina grande. Ci sono dei bei colori più autunnali, però molto belli. Andiamo a swatcharli. Questi due. Tra l'altro anche molto scriventi, devo dire. Poi ne ho presa un'altra per un'altra ragazza. Quindi erano due le palettine, questa non la apro ovviamente perché non è mia e quindi la ripongo subito. Via. Poi ho preso, anche se dicevano che non erano scriventi, secondo me non è vero, ho preso i due blush, sono poco scriventi, sì, non sono, ma tanto per il blush va benissimo. Allora, questo è il primo, guardate che bello, ok, questo, bellissimo, pesca. Ok, e l'altro invece è rosa. A me piacciono un sacco. Costano, mi sembra, 3,49 euro. E questo è il rosa. Ho fatto, vabbè, dei, giusto per farvi vedere. Mi piacciono molto. Sì, non sono particolarmente scriventi, però insomma, direi che si vede. Poi di Catrice, cosa ho preso ancora? Un rossetto che è della Ultimate Shine, il numero 110. Appunto, come vi dicevo, adesso è il periodo dei rossetti. Mi sono fissata con i rossetti ed è questo. Molto bello. Piace un sacco. Poi passiamo a Essence. Di Essence c'erano tantissime cose. Allora, c'erano queste Makeup Remover Waterproof, che sono 15, ce ne sono all'interno. Io non l'avevo mai vista in assoluto. Mi sembra 1,49 euro, 1,99 euro. E questa invece è quella normale, per le pelli normali e secche. Poi ho trovato questa della linea Pure Skin. Questa Poi della linea You Rock ho preso questi due smaltini, che sono questo, il numero 01 e il numero 04. Non sono male. Della linea You Rock ho trovato anche il come si chiama esattamente? Lip stain. Sì, esatto, il numero 02, Your Pinks is on fire. Non ho neanche provato, swatchato, non ho fatto nulla, non ho avuto tempo. Poi
ho preso di Essence anche nel polish remover, questo alla fragola e questo al cocco. Poi, eBay, su eBay ho preso una palettina di Avon, l'ennesima, Denim Blues. Eccola qua, questi sono i colori, voi li vedete un po' diversi? Eh sì, li vedete un po' diversi, perché questo, vedete più scuri, sono un po' più chiari. Poi di Avon, poi farò un video a parte ovviamente, ho preso un lip gloss, che è questo. Poi ho preso di Givenchy, ho preso il Phenomenize, famosissimo. Che si presenta appunto così ed è molto particolare, non l'ho ancora provato, lo proverò, poi vi farò una review. Bene, al prossimo video e alla seconda parte. Ciao.